Buongiorno a tutti da Miss Bimbi. Oggi sono particolarmente felice e contenta. Perché? Perché ho fatto un qualcosa che avevo sempre visto fare, ma non avevo mai il coraggio di buttarmi. E allora che cosa ho fatto invece? Mi sono buttata e ho avuto questo risultato. Guardate un po'. Allora, avete mai visto quei biscotti, mi metto a fuoco, avete mai visto quei biscotti decorati con la glassa di zucchero, con queste decorazioni e magari pensate, ma non li farò mai. Ecco, io pensavo proprio questo e invece vi svelo un segreto, è semplicissimo. Allora, guardate un po', ieri proprio mi sono divertita, mi ci sono dedicata con tutto il cuore, ma sono carinissimi, uno più bello dell'altro. Ve lo faccio vedere, guardate un po', aspettate guardate un po', guardate un po' che carini, come segnaposto, come... e mettere in qualche pacchetto per poterli regalare. Insomma, sono veramente veramente soddisfatta. Ovviamente biscotto, vedete com'è fatto? Ora fermi, seguitemi un attimino, non andate subito al video perché vi dico delle cosettine. Allora, per quel che riguarda la frolla, eccola qui, è buonissima, eccezionale. È la ricetta della Cookie Doo biscottini al vetro. Beh, fatela perché è eccezionale, buonissima, quindi la aggiungerò tra le ricette che farò spessissimo, ve lo consiglio. A parte questo, dopodiché procuratevi dei panetti di pasta di zucchero. Se invece volete farla con il Bimby, potete semplicemente farla anche con il Bimby. Non so se già ho fatto un tutorial, ma se non l'ho fatto ve la farò vedere, è semplicissimo fare la pasta di zucchero con il Bimby. Altrimenti volete fare una cosa un po' più veloce, se trovate il panetto al supermercato già bello che è pronto come ho fatto io, non fate altro che prenderlo. Una volta che avete decorato, che avete fatto i biscotti, non fate altro che prendere questo panetto di pasta di zucchero, stenderlo come la frolla con il mattarello e fare le stesse con le formine che avete utilizzato, contate i biscotti ed andate a fare la stessa identica cosa come che avete fatto con la frolla ma con la pasta di zucchero, ok? Fin qui ci siete? Semplicissimo. Dopodiché cosa si fa? Dice Katia, come la metto? Con la marmellata di albicocca oppure miele? Come volete voi. Io ho usato la marmellata di albicocca ammorbidita in un pentolino con un goccino di acqua, ho spennellato il biscotto e sopra ho ci ho attaccato la pasta di zucchero. Dopodiché avete mai visto quelle confezioni con le decorazioni di zucchero natalizie? Ecco, non fate altro che di nuovo spennellare e attaccare sopra ed il gioco è fatto. Guardate un po', sono super super soddisfatta, sono super contenta. E poi ripeto, il biscotto è eccezionale, veramente veramente buono, quindi io vi dico che non potete non farli, mettetevi immediatamente all'opera perché è semplicissima. Allora, e dopodiché proveremo anche a farli con l'agghiaccio e con le decorazioni fatte a mano, ma passo passo, piano piano. Sono super 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 contenta, l'avrò detto non so quante volte, ma ragazze, cioè è la prima volta che faccio dei biscotti decorati con la pasta di zucchero e guardate un po', cioè pensavo chissà quanto ci volesse a farli, invece devo dire che è stato un gioco da ragazzi, veramente semplicissimo. Quindi mi raccomando, prendete anche la ricetta della frolla che è eccezionale, che poi sono buoni da, cioè, da mangiare, oltre che per bellezza si mangiano, non è che non si mangiano, quindi mi raccomando, annotate anche questa bella ricetta e buona della frolla che è eccezionale, mi raccomando.
e non pensavo, chissà perché, non immaginavo fosse così buona. Invece è super eccezionale. Allora, che dirvi? Grazie a tutti per gli sgrizzi, per il... Beh, lo dovevo fare il mio, se no non era il video di Miss Bimbi. Quindi grazie a tutti per gli iscritti. Non immaginavo tanto affetto, quasi quasi sono emozionata. Grazie veramente a tutti quelli che mi seguono. Continuate a seguirmi tanto e scrivetemi come state facendo, siete simpaticissime. Pollicino in su se vi piace la ricetta. E che altro aggiungere? Fatemi pubblicità! E chiunque amica che conoscete, sia col bimbi che non, perché comunque sono ricette che posso, sono fattibili anche senza bimbi, fatemi pubblicità, fateli iscrivere al mio canale, poi vi farò un video per salutarvi una ad una, ve lo prometto. E quindi vi lascio subito al video, passo passo, semplice semplice, facile facile, buono buono, non potete non farli. Stefania, non prendermi in giro, non potete non farli, mi raccomando. Un bacione a Nadia, un bacione a Paola, un bacione a Daniela, un bacione a tutte quelle lì che mi iscrivono. Mettetevi all'opera che è semplice, è facile. Allora vi aspetto sulla mia paginetta Miss Bimbi Katia, sul mio gruppo Voi, Noi e Bimbi, con i biscotti decorati con pasta di zucchero. Un bacione e fatemi sapere, Miss Bimbi. La prova assaggio non la faccio perché non li voglio rovinare. Anzi, posso, chissà, sacrificarmi con un alberello? Sì, ma di questo qui di pasta frolla. Iniziamo la nostra frolla mettendo nel boccale 125 g di zucchero semolato e lo frulliamo per 20 secondi alla massima velocità. Aggiungiamo 160 g di burro morbido a pezzi, 120 g di fecola di patate o amido di mais, 250 g di farina tipo 00, un pizzico di sale ed una bustina di vanillina, due tuorli ed azioniamo per 30 secondi alla velocità 5. In pochi secondi la frolla è pronta. Ora noterete che risulterà tutta sbriciolata. E vi domanderete: come faccio ora? Niente paura, tutto normale, trasferitela sul piano di lavoro e con le mani compattatela fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Ora lasciamola riposare circa 15 minuti in frigo. Stendiamola con il mattarello di un'altezza di circa 3-4 mm. E con delle formine divertiamoci a creare dei biscotti. Man mano adagiamoli o su un tappetino microforato o su una teglia rivestita da carta forno. Con i ritagli di pasta rimasti non facciamo altro che riunirla con le mani e stenderla di nuovo con il mattarello e creiamo altre forme.
Siamo pronti per infornarli a forno già bello caldo a 170 gradi. Li lasciamo cuocere per circa 10-12 minuti, ma il tempo di cottura è sempre soggettivo da forno a forno. Quando vedete che il contorno è dorato, il biscotto è pronto. Lasciateli freddare bene prima di toccarli perché risulteranno molto morbidi. Nel frattempo prendiamo il nostro panetto di pasta di zucchero ed andiamo a stenderla con il mattarello. Con gli stessi stampi dei biscotti andiamo a creare la copertura in pasta di zucchero. Un procedimento davvero semplice. Create tutte le formine, andiamo a spennellare la base del biscotto con un pochino di marmellata e adagiamo delicatamente la sua formina sopra. Altrettanto facciamo con le decorazioni che più ci piacciono. Continuiamo a decorare con la nostra fantasia. I biscotti decorati con pasta di zucchero sono pronti. Niente di più facile. Alla prossima ricetta con Miss Bimbi.